dove arrivate voi? Io siamo padre e figlio. Da Napoli? Da Napoli, no, io ho partecipato il primo anno 7 anni fa. Poi, visto che parecchio lontano, allora poi c'è stato il Covid, quindi... E oggi siete ritornati a Torino per questo concorso internazionale. Sì, ecco, sì. E che cosa andrete a fare? Facciamo un'icona della Madonna. Io realizzo una Madonna con le mani conserte che accoglie, diciamo, una colomba di luce. Adesso il tema appunto era la pace e appunto Maria. Ecco, ora che cosa stiamo facendo? Abbiamo intanto disegnato il tutto e poi andiamo... Sì, diciamo stiamo lasciando adesso una traccia da cui poi andiamo a realizzare il disegno, ecco, sì. Essere madonnaro cosa significa? Ecco, cosa ci si trova? È una bella... No, è sempre una bella esperienza perché comunque ti mette sempre di fronte a un'esperienza diversa e dal punto di vista del disegno, della scelta del soggetto, quindi è sempre interessante, non è mai come farlo la prima volta, insomma, è sempre nuovo, un lavoro sempre nuovo. Il papà ha preso da lei o lei ha preso dal papà? Io ho preso dal papà, chiaramente. Quindi il primo è il papà che la... Sì, 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 sì. Il primo madonnare è il papà. Sì, 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 ho seguito mio padre quando ero ragazzino, insomma, molte tappe che lui ha fatto e adesso sono autonomo. Fare un'opera su un cavalletto e farla a 50 gradi, diciamo, qual è la differenza? Sì, è molto più complicato. Io sono molto abituato a lavorare in piccolo, con piccoli soggetti, su piccoli supporti, lavoro molto con l'acquerello, quindi insomma per questo per me è particolarmente una sfida lavorare su grandi superfici e poi insomma in condizioni col caldo, insomma, quindi è bello, però anche questo è il bello di questo lavoro. Pensi che possiamo vincere? Non lo so, sicuramente mi divertirò moltissimo, questo sicuramente.